Federica Chiavaroli, consigliere regionale, che qui a Loreto ha degustato per la prima volta, come si deve, seguendo la prassi, tecnica giusta, l'olio extravergine d'oliva. È stata un'esperienza davvero piacevole e scoprire che anche nella degustazione dell'olio possono essere riconosciuti tutta una serie di gusti, sensazioni, profumi è stata veramente una piacevole scoperta. Ma devo dire che tutta questa manifestazione è stata una sorpresa per me, io non me l'aspettavo, e vedere tutte queste persone che sono qui con grande entusiasmo, poi famiglie con i bambini, significa veramente avvicinarle a un prodotto così importante qual è l'olio di oliva, che oltre ad essere importante per la cucina, ho imparato oggi, è importante per la nostra salute, e quindi penso che sia un'iniziativa davvero pregevole. Con l'assessore Mauro Febbo invece abbiamo voluto cogliere l'occasione per ricordare la politica agricola comunitaria dopo il 2013. A giorni dovrebbero esserci le prime indicazioni e non mancano preoccupazioni per l'Italia. È la prima volta che abbiamo la possibilità di avere un presidente della Commissione Agricoltura italiano, l'ex ministro De Castro, sulla cui politica agricola ha proseguito quello che ha fatto Gianni Alemanno, quindi credo che ci sia una visione abbastanza comune. Io sono preoccupato sulla nuova PAC, perché chiaramente le regioni del nord insistono in una visione che non è quella nostra dell'agricoltura, abbiamo un confronto serrato. Il 17 novembre dovremo avere una prima indicazione. Io spero che almeno in parte alcuni nostri punti fermi siano stati recepiti. È stato fatto un lavoro di concerto, soprattutto ci ha aiutato in questo caso la Francia. Io spero che quest'asse con la Francia ci dia qualche speranza in più.